Amici di Onda TV, come state? Vi chiederete cosa fa Franco Perdichizzi in mezzo alle pecore. È sicuramente una domanda legittima e ve lo spiego io. Stiamo realizzando un programma su Piana degli Albanesi, cioè la nostra puntata si interessa del cannolo più buono del mondo. I cannoli più buoni sono quelli di Piana degli Albanesi. E allora siamo arrivati a Piana degli Albanesi per capire perché questo cannolo è così ambito, è così buono. E cominciamo naturalmente la filiera proprio da qui, dalle famose pecore di Piana degli Albanesi. Siamo in compagnia di due Fabrizi, Fabrizio Naro e Fabrizio Gentile. Allora siamo arrivati da Francesco e Giuseppe, sono gli allevatori e di queste pecore bellissime, sono circa 300. E quindi cominciamo il nostro percorso proprio da qui, la filiera corta, quella del cannolo di Piana degli Albanesi, e finiremo proprio così degustando questi famosi, ecco, dolci siciliani, famosi in tutto il mondo. Tutto questo subito dopo la pubblicità qui da Piana degli Albanesi. Il nostro giovane allevatore si chiama Giuseppe. Buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Allevatore da quando? Da sempre. Siamo noti proprio qui? Sì, a Piana. Questo è stato sempre il suo appezzamento di terreno? Sì, sì, sì. Dal 1940 la mia famiglia abbiamo questa zona. Però mi dicevano che suo papà è agricoltore invece. Agricoltore, allevatore, lui con le mucche di più. Io ho la passione delle pecore. Delle pecore. Ci parla un po' delle pecore. È così difficile, ecco, fare allevatore delle pecore? No. Se uno ci nasce non è difficile, se uno lo fa con passione, se uno una cosa la fa che non gli piace diventa tutto difficile, anche fare anche lo scrivano diventa difficile, secondo me. Ma lei è andata anche a scuola, no? Sì, certo. E faceva scuola e pecore? Sì. Sono tanti qui a Piana degli Albanesi i ragazzi che sono dedicati all'allevamento? No, siamo rimasti in 5-6 aziende con pecore. Con pecore. E poi alcuni con le mucche. Siamo qui per il cannolo di Piana degli Albanesi. Il famoso cannolo. Ma perché è così buono? Da cosa deriva? Deriva da tante cose. La buccia è fatta in modo diverso dalle altre parti. La ricotta, che è il prodotto principale, è fatta con il latte delle pecore, dei pascoli che mangiano, lo stato brado. Non mangiano in stalla, mangiano fuori. Tutte le erbe che nascono spontanee fuori. Quindi la filiera comincia qui? Certo, comincia la mattina all'alba. Per arrivare al cannolo. Della giornata, come avviene? La mattina a che ora si alza? Dipende dal periodo, le 5, le 5 e mezza, non più tardi. Lei abita al centro? Sì. E quindi arriva qui? E poi vengo a mungere. Da solo? Da solo. Vengo a mungere, poi sistemo il latte, miesco le pecore, insomma la giornata è sempre quella. Qui tutta la giornata? Tutta la giornata. Poi arriva a casa e si fa la doccia, perché certo. Questo odore di pecore... Certo, piace però. Ah, piace? Capiglio. Alle donne piace? No, scherziamo, comunque... E poi la sera facciamo la vita normale di tutte. Ecco, ma di giorno, di giorno siamo dedicati a loro. Voi avete quante pecore? Saranno intorno ai 160 più o meno. Se scomparisse una pecora, lei come lo capirebbe? Non lo so. Se un padre scompare un figlio... Ma 160? Ma c'è chi ne ha due figli e chi ne ha 160. Lei li riconoscerebbe certo, tutti? Certo, su, in mezzo a 10.000. Ma le pecore riconoscono lei? Certo.
Se le chiamo lei non rispondono, se le chiamo io mi vengono dietro. Cioè, tutti in una volta, ma lei non è che li conosce uno a uno. Come non le conosco uno a uno? Certo che le conosciamo uno a uno, genealogia, nonna, madre, figlia, tutte le conosciamo. Ci parli ora della sicurezza, dell'igienicità, ecco, della sanità, eccetera, perché una volta, ecco, c'era il problema della brucellosi, sì, questo è un problema adesso, che c'è sempre, da, no? No, no, dagli anni 90 siamo risanati, diciamo, a livello sanitario, siamo in regola. Come brucellosi non abbiamo, cioè, mai avuto i controlli. I controlli come vengono? I controlli avvengono annualmente, prima all'inizio erano semestrali, poi annualmente vengono a prelevare il sangue degli animali, lo analizzano e poi ci danno il risultato. Però siamo aziende indenni dagli anni 90. Quindi voi li tenete isolati i vostri dagli altri? Certo, certo. Ognuno abbiamo il nostro territorio di pascolo, la nostra mannera, come si chiama. Ci parli un po' del latte, ecco, perché questo è il latte dei cannoli, no? Sì, il latte viene munto a mano, rigorosamente, almeno da parte mia, come è stata sempre l'arte millenaria di mungere a mano. Mai ha pensato di meccanizzarlo? No, non mi ispira la cosa. Avrebbe guadagnato di più? Chi lo sa? Chi e lo allora? Sa? Non è tutto il discorso, anche il contatto fisico con l'animale. Che mungendo a mano tu te ne accorgi se c'è un animale che magari ha la febbre, il latte guasto, il latte. Certo, toccando la mammella, se è calda, se è fredda, se non risponde, diciamo, per come ma dovrebbe per fare essere. Questo lavoro bisogna imparare, no? Si apprende da piccole. Da piccoli. Ci sono ragazzi che vogliono farlo? No, non più. Non più. Quindi quando lei finirà, perché lei è sposato, no? Ha figli? No, però quando finirò io, che sono forse il più giovane di quei 5-6 pastori che siamo rimasti a piano, e quindi partiamo. Se non allora c'è nessun altro che lo fa, è finita la pastorizia. Partiamo dal pascolo, questi sono i pascoli meravigliosi. Questi sono i pascoli montani, rigorosamente montani. Col lago sotto. Col lago sotto, l'aria è quella che è. I pascoli sono incontaminati perché non abbiamo zone seminative, non ci sono pesticidi, non c'è niente qua. Niente. Qua siamo montagna, in mezzo alle pietre, quindi quello che nasce, quello che la terra dà, loro si mangiano. Questo è un lavoro, che dura 12 mesi, no? 12 mesi, forse anche qualche giorno in più. Allora, se lei mangiasse un cannolo, capirebbe se il latte è suo, no? No. Dopo la lavorazione manca a parlarne. Però, diciamo, se la ricotta è buona si capisce. E se la ricotta è tutta buona. Sì, sì. Fra di voi allevatori, siete ecco solidali? Se uno ha bisogno si può rivolgere all'altro? Sì, siete amici o c'è sì. concorrenza? C'è la concorrenza e c'è l'amicizia. Ci sono entrambe le cose. Lei lo sa che dicono in tanti posti che il cannolo è di Piana degli Albanesi, invece non è di Piana degli Albanesi. Ma spacciano... il cannolo è siciliano, secondo me il cannolo è siciliano, solo che a Piana si è fatto forse migliore rispetto ad altre zone, magari si è mantenuta chissà qualche tradizione più antica o qualche cosa che abbiamo portato noi albanesi, chi lo sa. Perché voi siete Arbëresh. Sì, no? Noi siamo Arbëresh. Ecco, lo sapete, vi stiamo mandando alcune immagini di quando siamo andati a Tirana e a Balona appunto a trovare gli Arbëresh. Allora, volevo dirle questo, quanti litri fate? In base al periodo, in base... può variare dai 50 ai 150 litri. Grazie Giuseppe, si è messa a piovere quindi ci andiamo a riparare anche noi. Ok, grazie. Eccolo qui il papà di Giuseppe, signor Francesco. Signor Francesco, suo figlio allevatore e lei invece agricoltore. Perché? Per scelta, tutto qua, per scelta. È contento? Beh, lui era, diciamo, l'università, secondo anno di università, è iscritto all'agraria. Poi ha deciso di fare il pastore. Beh, giusto il fatto dell'agraria, studia la terra. Signor Francesco. Il cannolo di Piana degli Albanesi dicono che sia il più buono del mondo. Certo, ok. Certo. Lei si ricorda quando era ragazzino? Altri tempi però.
Ma c'erano sempre tanti, tanti che con le pecore allora? Più di oggi? Tanti, molto più di oggi. Invece è cambiato ora. Certo, con i tempi cambiano. Si stava meglio prima o ora? Non si sa. Da un punto di vista sì, dall'altro punto no. Bisogna vedere da quel punto di vista uno la giudica. Secondo lei c'è un futuro per quanto riguarda l'allevamento qui? No, se non ci sono gli aiuti diciamo da parte dello Stato e di seguito, da tutta la comunità europea, riguardo salvaguardare queste tradizioni, tutto qua il discorso. La pandemia vi ha danneggiato un po'? Tanto. Tanto. Non vi ha aiutato lo Stato? Non tanto. Non tanto. Ma lei il cannolo lo mangia o no? Ma che discorso? Come no? Perché c'è qualcuno che fa il cannolo mezza crema e mezza ricotta. No, in modo più assoluto. Tutta ricotta. Tutta ricotta. Un posto veramente magico per i cannoli, siamo a Piana delle Bontà ed eccoci qua, buona giornata. Buongiorno. Come sta? Ma tutto bene, che piacere insomma accogliervi. Noi cerchiamo sempre di raccontare la cultura e le tradizioni, quindi il cannolo per noi è rimasto, forse la città di Piana è rimasto quel luogo magico in cui il cannolo rimane sempre al centro delle attenzioni, e da premettere che io avendo viaggiato il mondo confermo che sia il dolce italiano più conosciuto al mondo. È il dolce siciliano. È il dolce siciliano, sicuramente. Dico. Ma il cannolo perché è così buono a Piana degli Albanesi? Questa fama è giusta o ingiusta? Ma sicuramente credo perché la tradizione è continuata cercando sempre di mantenere alto il livello degli ingredienti a partire dalla ricotta rigorosamente di pecora, quindi noi trattiamo le migliori ricotte della zona. Quindi cerchiamo di mantenerci anche a basso volta con gli zuccheri, quindi un po' l'evoluzione, meno zuccheri, la tradizione continua, sempre per dare il meglio. Quindi il segreto è negli ingredienti, allora, nella qualità. Sicuramente gli ingredienti sono sempre alla base di tutto, poi naturalmente le maestranze sono quelle che vanno sicuramente poi a dare le chicche, ma senza i buoni ingredienti non si farà mai qualcosa di buono. Però a guardarli intanto sono giganteschi, questa è una cosa solo di Piana mi pare, io sto guardando questi cannoli e non sono cannoli di dimensioni standard. Sì, sicuramente, lo standard del cannolo classico va intorno ai 120 grammi, questo arriviamo anche a 200 grammi. Questo diciamo che è un po' stata la caratteristica di Piana, cercare di fare dei cannoli un po' più grandi. Quindi poi forse il bello lo sa qual è, perché Piana ancora rimane un luogo in cui almeno noi, perché poi giustamente noi cerchiamo sempre di produrre, tutto quello che andiamo a produrre è una produzione nostra. Spesso in molte pasticcerie la scorza di cannolo arriva direttamente dalle fabbriche, quindi possiamo dire che il nostro è un prodotto rigorosamente artigianale. E a proposito di scorze, fra poco andremo nel laboratorio per farvi vedere, ma volevo restare qui perché questa è una panetteria sui generis, perché ecco i cannoli, i dolci, la pasticceria e il pane, perché mi dicono che il pane di Piana di Albanesi è particolare, è famoso, no? Sì, sì, perché pensate che noi qua naturalmente da noi abbiamo il reparto panificazione, il reparto biscottificio e il reparto pasticceria. Il pane di Piana praticamente è un po' particolare perché abbiamo il tipico pane di Piana che è un pane a pagnotta che viene fatto praticamente con una pasta aggiunta. Invece poi noi nelle nostre chicche abbiamo del pane con lievito naturale. Noi anni fa abbiamo avuto una collaborazione con l'Università di Palermo dove abbiamo messo a punto un lievito naturale
che continuiamo sempre ad avere un macchinario che ci va veramente a equilibrare dal pH e tutto. Il lievito naturale è proprio qualcosa, è un microorganismo che deve essere equilibrato, e quindi questo pane conferisce un gusto estremamente dolce, ma di dolce noi mettiamo, non aggiunto zucchero, ma possiamo dire che lavoriamo dei grani rigorosamente del territorio, premendo il grano duro. Ora passiamo nel laboratorio perché vogliamo vedere un po' come confezionate i cannoli, però prima di passare di là, un segreto: se io volessi portarmeli a 150 km, perché la distanza dalla mia città è tanto, c'è un segreto? Come si fa a conservare i cannoli? Allora, normalmente quando per tenere la scorza più fragrante, sicuramente noi intanto riempiamo sempre le scorze al minuto, quindi la gente che viene, noi non vediamo serie di cannoli come gli altri perché dolci, perché evidentemente c'è la gente riempita allo stesso minuto, è qualcosa di veramente speciale. Naturalmente quando invece si parla di un prodotto che potrebbe essere consumato in serata, noi a volte possiamo addizionare del cioccolato, quindi rendendo la scorza impermeabilizzata con del cioccolato fondente, e da lì quindi la nostra scorza impermeabilizzata, la scorza col cioccolato, del cioccolato. In questo caso la scorza si metterà fragrante anche in serata. C'è il gusto del cioccolato? Sicuramente sì, del buon cioccolato fondente. Possiamo andare di là? Vediamo il laboratorio? Siete benvenuti. Vedo delle meraviglie. Intanto abbiamo già le bucce là prima della frittura, no? Sì, perché praticamente viene prima realizzato un impasto, viene fatto in impastatrice, quindi abbiamo come ingredienti quindi una farina debole, usiamo sempre prodotti del territorio, quindi le farine siciliane, l'aggiunta di zucchero, l'aggiunta di strutto, e poi le scorze vengono addizionate con dell'aceto. Questo quindi è l'impasto, che è abbastanza duro, poi viene lavorato in una stiratrice. Anticamente venivano fatti a mano, e dal momento che vengono fatte le foglie, da queste cose vengono coppate con un attrezzo che ci va a dare queste forme, perché questo è il cannolo che vediamo qui. Invece questo impasto piccolino già è un po'... Cioè il micro cannolo. Il cannolicchio minion. Ah, ho visto che non ci sono più le canne. Sì, praticamente le canne in alluminio hanno sostituito le vecchie canne, ma anche il bastone, cioè canne, ma all'inizio anche con i bastoni di scopa si andavano a tagliare, perché evidentemente abbiamo sia una conduzione termica migliore, sia perché le condizioni igeniche non ce lo vanno a vietare. Quindi... Si può prendere uno di alluminio, ce lo fa vedere? Sì, ecco, certo. Ecco, vedete, queste sono le moderne canne. Naturalmente per galleggiare andiamo a usare dei prodotti che siano fini, e questa fessura ci consente di poter avere un'elasticità per poter staccare il cannolo. Quindi da questa parte il cannolo lo andiamo a... Lo stringe e sei dentro. Sì, è dentro, ok? Sì. Dopodiché vengono fritte, giusto? Sì, questa è la lavorazione, perché ora abbiamo... Naturalmente da questo procedimento, quindi prima l'impasto, poi viene stirato, coppati, vengono chiusi, e da lì poi abbiamo il reparto frittura. Possiamo andare reparto frittura. Quanto è importante l'olio? Possiamo mettere, sì, guardi, l'olio noi lo cambiamo quasi giornalmente, perché evidentemente un olio pulito ci consente anche una... Sempre olio d'oliva? No, la tradizione vuole che si tratti dello strutto, quindi noi ancora friggiamo il cannolo come si faceva tantissimi anni fa, perché noi dobbiamo pensare che un po' tutta la cultura dei dolci siciliani nasce dalla tradizione conventuale. Ecco, intanto abbiamo altri prodotti qua, quindi la cassata. Sì, sicuramente, dico ad esempio perché sicuramente ci possono essere delle evoluzioni, tanto per dire, questa è... La nostra cassata che andiamo a presentare, questa è una cassata... È la stessa ricotta dei cannoli? Sì, sicuramente. Noi, sicuramente, allora, nel palermitano e gran parte della Sicilia, ma non in tutti i luoghi, noi usiamo ricotta rigorosamente di pecora. E poi andiamo a usare delle ricotte di pecora rigorosamente del territorio, e perché spesso noi sappiamo le zone dove abbiamo un foraggio migliore
e quindi ci darà una ricotta con un gusto leggero, anche più delicato, ricco ma rotondo ma più delicato. Domanda curiosa, lei è un agronomo? No, ma io ho studiato alimentazione, scienze dell'alimentazione, sono un insegnante. Mi pareva, me doveva dirlo prima, me lo doveva dire. Sì, ma guardi, naturalmente dico, poi nell'azienda siamo sempre continuamente alla ricerca. La nostra evoluzione a volte consiste nel cercare di ottimizzare, quindi pensi che oramai i prodotti dolciati siciliani sono stati sempre criticati per gli zuccheri. Noi negli ultimi anni ci siamo spesi per ridurre di brutto. Devi pensare che i nostri fruttini di Martorana abbiamo quasi il 50% di mandorla e nei nostri dolci di mandorla appena il 30%. E ora quanto conta invece il riempimento del cannolo? Ma sa, guardi, il riempimento, allora intanto nel riempimento quello che poi andiamo a parlare spesso sta nel fatto che noi riempiamo il cannolo all'ultimo minuto, perché in vetrina non abbiamo visto troppi cannoli, perché il cannolo riempito all'ultimo minuto è quello che ci va a garantire la croccantezza. Insomma, mangiare un cannolo significa gustare anche, ecco, la buccia. Sì, sicuramente. Dico, naturalmente già noi partiamo dalle farine, dalla lavorazione dell'impasto, che a volte ci va a riposare un po', e naturalmente, dico, anche la croccantezza della scorza è molto, molto, molto importante. Quindi il nostro prodotto viene semplicemente spolverato e con l'aggiunta della scorzettina d'arancia. Come fa a stabilire che è tutto pieno? Perché qualche volta si trova all'interno, al centro. Sì, perché noi quando andiamo a riempire andiamo a fare questa flessione. Ah, ecco, pensate che tanti anni fa si riempivano, quando evidentemente anche le condizioni igieniche non avevano, si riempiva tutto con le mani, anche se dico che nella manipolazione in pasticceria io devo dire che tratto le mie mani le laverò almeno 200 volte al giorno. È normale? Sì, perché l'importanza il nostro prodotto viene lavorato fondamentalmente con le mani, ma noi durante la lavorazione spesso noi andiamo a svuotare i banchi e a sanificare. Questo è qualcosa che è stato sempre una nostra abitudine. Poi dopo arrivate il Covid e qualcuno ci ha ricordato che andava tutto sanificato, ma non funziona così, perché l'igiene è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare. La cioccolata è d'obbligo? Sì, la cioccolata è d'obbligo e rigorosamente, perché non fidiamoci mai delle goccine che potrebbero essere di surrogato. Quindi le nostre goccine sono al 50% minimo di cacao e contengono del burro di cacao. Quindi stiamo attenti anche a quello. Quanto conta? Ecco. La bellezza, la scorza. Guardate, già lo vedete, se noi andiamo, forse prescinde dalla bellezza. Sì, intanto vediamo il colore, quel colore bello che veramente ci racconta. Poi anche il prodotto non deve essere molto plastico, questo poi si scioglie in bocca. Poi una nota della ricotta con questo nota degli agrumi sicuramente dà un bouquet veramente molto bello. Siamo con Demetra, è la nostra amica, conoscevamo da tempo perché ci spiegò tutto sul museo, ora invece ci spiegherà tutto sul cannolo. Perché sto cannolo è così famoso, Demetra? Allora, nella mia lingua, a Brescia, ormai dovrebbe saperlo. Ormai sono a Brescia anch'io. C'è una espressione pregnante, New Spirtin e New Kurmin. Traduco, ma non letteralmente, cioè lo spirito deve rifulgere. Ma bisogna anche accontentare il corpo. Dunque, voi, insomma, gli ospiti che vengono a Piana degli Albanesi, oltre ad immergersi in un contesto fisico, culturale, spirituale assai suggestivo, però devono gustare il cannolo, cioè devono commettere questo peccato di gola, che però riceve una rapida soluzione, perché appunto la saggezza dei miei antenati, New Kurmin, cioè il corpo appunto pure alle sue, diciamo così, le sue esigenze. Quindi
insomma, sarebbe imperdonabile, anzi, no, non poter gustare questo appunto dolce che è una festa per il palato, insomma, voi penso che sarete stati... Quindi questa è la giustificazione. È una festa, cioè quella cialda che appunto è croccante, friabile. Risale a chi? A chi si deve questo cannolo? A chi si deve? Addirittura Cicerone parlava del cannolo, comunque di un dolce, diciamo così, verosimile, perché parlava di un tubo farinaceo riempito di latte per un dolcissimo mangiare. Poi vabbè, i siciliani ne hanno decantato le lodi. Per esempio Pitrello definisce una corona del pranzo carnevalesco. E poi c'è lo storico Basile che ne parla in maniera appunto irriverente. Però c'è da dire che pur essendo il cannolo un dolce legato per antonomasia al carnevale, però dai, è una squisitezza da, diciamo quindi così, assaporare. Quindi non c'entrano niente i vostri antenati albanesi. Allora, no, qua diciamo così, intanto si dovrebbero fare delle indagini archivistiche, perché lei, come sa, parlavamo di peccato facilmente... che riceve una facile assoluzione. Mi dica lei, le delizie del palato di solito dove nascono? Nelle cucine dei conventi. E noi qua abbiamo il convento degli Agostiniani, che appunto era sito nella chiesa di San Nicola. Quindi in questo caso darebbero lume i documenti d'archivio per vedere un po', perché spesso ci sono i menù, per esempio non so se si celebrava la festa di San Nicola, erano previsti determinate pietanze e lo stesso determinati appunto dolci. E quindi nulla vieta che ci sia qualche testimonianza. Questa fama di Piana degli Albanesi è salita in maniera vertiginosa negli ultimi anni, no? Sul cannolo. Quando uno parla di cannolo pensa a Piana degli Albanesi. Sì, perché sicuramente c'è una esclusività della ricetta e anche le sue dimensioni, diciamo così, non sono da trascurare. Forse quella è una, direi, una però, delle... Però per esempio pensiamo, il cannolo è... soprattutto la ricotta. Questa ricotta è aggraziata, diciamo così, dagli aromi delle erbe che appunto le nostre pecore brucano appunto liberamente sui pascoli. Quindi la Piana. Quindi sì, questa è una, secondo me, una miscela segreta dove i pasticceri con tutta la loro maestria c'entrano ben poco, ma c'entra proprio la cucina della natura, cioè che appunto c'è la fortuna di stare su un territorio, baciato sì, da una bellezza che appunto è notevole. Pensiamo al lago, il contesto fisico particolare dove noi siamo inseriti, a quelle chiare fresche e, visto che parliamo di cannolo, anche dolci acqua. Ora, qua abbiamo appunto questa fontana alle mie spalle. Per farci dispetto hanno chiuso, perché fino a poco fa c'era l'acqua. È seicentesca. C'è un, secondo me, un collegamento col cannolo, perché, diciamo così, il cannolo deriva da canna, quindi cannolo, voi siciliani. La canna dell'acqua. E appunto il cannello. Ma è troppo forte per trovare gli agganci con Piana. Lei vede alla forma, cioè il design. Il cannolo. Ecco, usiamo un termine moderno. Il design del cannolo, eccolo lì, nelle bocche dei tre cannoli. Ora, secondo lei è un caso? Oppure è stata una scelta mirata, nel senso un volevano omaggio, mettere, ecco, un'altra cosa a posto dei cannoli. Un omaggio a questo dolce che comunque sia, anche se, diciamo così, non è certo l'elemento identificativo di Piana, però in questa fontana si svolge una ufficiatura molto solenne, in greco si chiama Mega Aiasmos, cioè la grande benedizione delle acque, dove appunto l'eparca con i suoi papades immerge una croce lignea nelle acque e un candelabro a tre ceri, il tricerio. E poi dal campanile della chiesa della Madonna di Gitria plana, si spera dolcemente, fin qua una colomba,
che appunto simboleggia proprio visibilmente per i presenti la presenza dello Spirito Santo sul Signore appunto dopo il battesimo. Ma questa avviene ancora? Certo, ecco, mi ricollego sempre alla prima espressione che le dicevo, drita e spiritit, cioè proprio la luce dello Spirito, e questa festa per far capire comunque che siamo in un contesto molto particolare, si chiama, c'è cioè la Teofania, che voi chiamate Epifania, si chiama da noi anche festa delle luci. Mi piace tanto pensare che questa fontana sia legata al cannolo, sì. Quindi faremo queste ricerche. Non solo, si spera che appunto la colomba plani dolcemente, perché tutta la popolazione trae auspici per l'anno che è appena iniziato, perché siamo al 6 gennaio. Ritroviamo il sindaco di Piana dopo 3 anni, buona giornata. Buona giornata a voi ed è veramente un piacere riavervi e rivedervi a Piana. Cosa è successo in questi 3 anni? Intanto abbiamo visto la facciata nuova qui. Ma è stato fatto tantissimo, tantissimo lavoro nella nostra comunità, tantissima promozione. Adesso speriamo di superare questo periodo legato alla pandemia e di riprendere un percorso iniziato di promozione del nostro territorio, della nostra comunità, con risultati veramente molto molto importanti, e di continuare su questa strada. Veniamo adesso da impegni istituzionali veramente storici, perché abbiamo avuto per la prima volta dopo 533 anni la visita del Presidente della Repubblica d'Albania a Piana, con un full immersion nella nostra realtà, che ha veramente impressionato il presidente della nostra dell'Albania, della nostra amata terra. Voi siete molto attaccati alle vostre origini, tant'è che poi dopo che sono venuto qui io ho fatto un salto anche in Albania per capire questo legame, e chissà se il presidente ha intuito quanto voi siete legati alle vostre origini. Forse neanche i moderni albanesi lo sono. Il presidente, immergendosi nella nostra realtà culturale, storica e tradizionale, ha toccato con mano le loro origini. Sembra un assurdo questo che sto dicendo. No, è proprio vero, l'ho visto e ho sentito io proprio. Ma noi custodiamo gelosamente veramente le origini del popolo albanese, perché l'invasione turca e l'invasione ottomana dell'Albania ha un po' raso al suolo tutta la realtà storica. Noi, i nostri avi che sono scappati 533 anni dall'Albania, hanno portato con loro il bagaglio culturale, il bagaglio storico e un bagaglio di conoscenze che poi ci sono state tramandate principalmente con l'aiuto della Chiesa, e che noi ancora conserviamo in maniera molto molto gelosa. Io dico che qui è una conchiglia di queste origini, proprio siete chiusi qui in questa conchiglia meravigliosa. Ma posso chiedere, cambierà qualcosa dopo la visita del presidente? Ecco, questa visita può rilanciare il turismo? Assolutamente sì, ci sono stati anche incontri istituzionali che noi abbiamo seguito da vicino, noi come rappresentanti istituzionali dei comuni Arbrescia della provincia, con la presidenza della regione siciliana, con il presidente dell'assemblea regionale, con il sindaco della città metropolitana, sono stati assunti degli impegni molto importanti, la valorizzazione della nostra lingua anche con l'impegno e con la disponibilità di insegnanti curriculari, la possibilità di una linea diretta Palermo-Tirana.
bella, se ne parla da tantissimo tempo, una linea aerea ancora non è stata messa in atto, ma è quello che l'impegno che ha assunto il presidente della città metropolitana, che è anche presidente della GESAP, è la possibilità di interscambi culturali tra la nostra biblioteca, perché il presidente è rimasto veramente sorpreso dal patrimonio che ha trovato all'interno della nostra biblioteca e la biblioteca di Tirana. Quindi sono queste iniziative molto importanti che non possono che consolidare e dare maggiore impulso anche sotto l'aspetto turistico tra la nostra realtà Piana degli Albanesi, Hore Arbrezvesh, e l'Albania. Mi ricordo quando sono venuto qui che abbiamo parlato anche della lingua arbëreshe nelle scuole, perché una volta l'avevate attivato, ma ora non c'è più. C'è a livello di progetti finalizzati e di grande disponibilità delle nostre insegnanti. Quello di cui vi abbiamo parlato, quello di cui stiamo lavorando, è invece avere la possibilità di insegnamento delle insegnanti curriculari che vengono dall'Albania. E ho avuto già disponibilità anche da parte di insegnanti, quindi è qualcosa che può avere un seguito. All'università c'è la lingua albanese? C'è la cattedra di lingua albanese, ma la necessità che abbiamo noi è duplice: conoscere l'albanese attuale, lo Shqip, e avere la possibilità di poter scrivere la nostra lingua, l'Arbëreshë, che è l'albanese antico. Che bello quello che mi dice, perché proprio io, mi piace tanto questa vostra storia. Una delle cose belle di cui vorrei parlare è anche il lago artificiale che avete, ma turisticamente non si può utilizzare? Assolutamente sì, e anche su questo abbiamo fatto un progetto di fruibilità del lago. Il progetto è stato adesso, proprio da poco, dall'assessorato al territorio finanziato, parliamo di 1.300.000 euro di finanziamento, che darà la possibilità, passando dalle parole ai fatti, di visitare meglio e di fruire meglio del lago. La fruibilità vuol dire percorsi ciclistici, percorsi di immergersi proprio nella natura molto particolare che c'è intorno al lago, e quindi anche questo sarà un obiettivo per noi molto molto importante. Io quando sono arrivato qui mi pare che lei si era insediato da poco. Come, ecco, quando finisce? Il mandato è fra un 6 mesi, a giugno dell'anno. Il primo mandato? Siamo al primo mandato. E stiamo cercando adesso di concretizzare all'ultimo giro di bolli gli ultimi interventi che noi abbiamo programmato, progettato. Proprio la mia amministrazione sta lasciando letteralmente il segno in questo, e sono partiti, molti cantieri sono partiti, altri ne partiranno, non per ultimo, uno di questi è la sistemazione della piazza dove noi siamo, con il museo, con il palazzo storico, il palazzo Manzoni. Quindi ci saranno anche altri interventi che vedranno la luce nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Quindi nella prossima amministrazione, sindacatura, quando lei sarà nuovamente presente? È ancora presto. Perché 5 anni non bastano con la burocrazia attuale di portare avanti i progetti, neanche di vederli iniziati. Assolutamente no, però per adesso concentriamoci su questi ultimi interventi da fare, sulla decisione. Mancano 6 mesi, non lo so se si ripresenta. Per fortuna non viviamo solo di questo, noi viviamo di tanto altro, ci stiamo spendendo, ci siamo spesi tantissimo per la nostra comunità, se ci sono le condizioni non ci tiriamo assolutamente indietro. Grazie. We'll be right back.
Siamo con il vicepresidente della Proloco, Giorgio Ferrara. Pensate un po' che il cannolo di Piana degli Albanesi è stato premiato a livello nazionale, vero? A livello nazionale nel luglio del 2011 abbiamo avuto il piacere di essere premiati come eccellenza nazionale, un brand importante, dalla ministra allora Michela Vittoria Brambilla, era presso il ministro del turismo. E a Roma abbiamo avuto il piacere di essere premiati e di essere accolti, io come vicepresidente della Proloco e il sindaco di allora Gaetano Caramanno. Talmente è diventato importante allora il cannolo, ma poi noi siamo tornati qui perché, sì, se ti ricordi, è venuta la RAI, siamo venuti noi per la gara, per il Guinness dei primati. E ora ti dirò. È venuta la gara proprio in questa piazza, lì c'era un tavolo lungo dove c'erano 15 concorrenti. Stanno vedendo le immagini. Stanno facendo 15 concorrenti, ad ognuno abbiamo messo davanti un vassoio con 15 cannoli. Chi ne mangiava di più nel giro di 15 minuti? Ed è stato un ragazzo della provincia di Agrigento che in 15 minuti ne ha mangiato 13 cannoli e mezzo, ognuno pesava un etto e 80, penso un po' da. All'interno sempre di questa premiazione e di questa manifestazione per la sagra del cannolo c'era la gara, e questa si chiamava gara chi ne mangia di più. Poi c'era una gara di un cannolo da 2 kg, chi lo mangiava nel giro di 5 minuti. Ebbene, un ragazzo, un omone della provincia di Siracusa, mi pare, in 4 minuti ha mangiato un cannolo di 2 kg, non ti dico altro. E nella stessa giornata c'è stato il Guinness, sotto c'è il cannolo. Adesso ti dirò, là sotto, vicino, diciamo, via Dotto Tozia, abbiamo avuto il cannolo più lungo del mondo. Ha raggiunto la misura di 6 metri e 25 centimetri, il cannolo più lungo, ci sono le foto che parlano, ti dico, un successo in me. Pensate, un arboresce di quelli doc, e Giorgio è, quando avviene qualche manifestazione religiosa albanese, ecco, lui è sempre presente, perché io mi ricordo sono venuto, tu leggevi qui, e col Presidente della Repubblica sei stato anche protagonista, no? Adesso, l'hai visto? Sì, ho cantato. Al museo, ho cantato la canzone Un Bologna Schiperisse, una canzone albanese che significa la protettrice dell'Albania. E l'ho cantato lì al museo. Poi col presidente abbiamo in confidenza, perché avevamo lo stesso distintivo, e lui l'ha guardato e dice: l'abbiamo uguale. E dico: sì, no, hai pensato un po' che lui è stato Galeotto, perché poi noi siamo andati in Albania, ma tu non ci sei andato in Albania. Io purtroppo no. E l'unico che non è andato in Albania a Piana sono io, purtroppo. Se ti ricordi, tu hai indotto noi ad andare in Albania, siamo andati a Tirana, state vedendo le immagini, a Valona, e abbiamo conosciuto la cultura arberesce. Ma i cannoli li mangi ancora? Io ogni tanto ne mangio, sono stufo, però non ti dico, perché a forza di stare sempre in mezzo ai cannoli, però l'altro ieri l'ho mangiato mezzo. Senti Giorgio, ma quando ti sanno le persone che sono vicine a te che tu sei di Piana degli Albanesi, non ti parlano subito dei cannoli? Appena, dovunque vado, appena sentono Piana degli Albanesi dico: ah, il cannolo, subito. Sì, il nostro fisarmonicista, nonché artista, lo conosciamo da tempo, da 3 anni. Infatti, quando siamo arrivati qui, lui ci ha fatto delle melodie e ci ha suonato incredibili in lingua arbresce. Assolutamente. Buongiorno. Ben ritrovati, grazie veramente. Vi aspettiamo sempre con grande piacere. Intanto la canzone, o meglio il brano che suonerà, è dedicata ai cannoli, no? Sì, è dedicato ad un grande personaggio che si chiamava Lapitrini, sarebbe il signor Pietro. Lui aveva un bar nel corso, il Bar Italia, questo bar non c'è più, e io ricordo da bambino i suoi cannoli erano magnifici, erano la storia di Piana. Io nella canzone dico: come lui non li fa più nessuno. Non è così, perché ora sono sempre il re del cannolo, è diventato di Piana, il cannolo è diventato veramente il re di Piana, ma lui aveva una ricetta particolare, da lui c'era sempre la fila per entrare, per comprare i cannoli. E nella canzone dico, intanto del cannolo dico, da siciliano è diventato arbresce il cannolo, perché qua si è saputo vestire ancora meglio. Sei conosciuto ormai ovunque, sei il re di Piana.
Bello, che bello. Peccato non conosce la lingua arberesce. Però ecco, intanto da 3 anni che non ci vediamo, ma 3 anni ne hai fatta di strada, perché tu sei un professionista e hai continuato la tua performance. So che hai anche con l'orchestra di Piovani. Sì, assolutamente. Diciamo che nell'ultimo periodo un po' siamo tutti stati rallentati dalla pandemia, ma sono stato in tournée con Nicola Piovani, anche direttore Nicola Piovani, con l'orchestra sinfonica. Abbiamo fatto il teatro di Taormina, veramente cose meravigliose. E poi, proprio recente, partecipazione a Indiana Jones, quindi speriamo di vederci poi sul grande schermo, perché suono anche nel film Indiana Jones. Ma con i colleghi maestri d'orchestra, ecco, parlate di queste canzoni arberesce, parlate di questa filosofia, di questa cultura. Guarda, è la prima cosa che io dico ai miei concerti, e comunque tutti i miei colleghi sanno, io sono di Piana, sanno la mia tradizione, diciamo è il mio cappotto più bello. Il mio biglietto da visita, il mio maestro, un grande maestro, il maestro Furlani, lui mi diceva: io pagherei per poter avere la tua storia, per poter avere quello che hai tu, che fa parte della tua tradizione. Questa è una grande ricchezza, è una ricchezza che abbiamo, dobbiamo andarne fieri, e certo che dobbiamo farlo conoscere e portare sempre avanti. Anche la scusa di scrivere una canzone nuova in lingua arbresce è un modo per poter avvicinare i giovani, i meno giovani, alla nostra lingua, poter trasmettere alle future generazioni la nostra lingua. Tu pensa, e hai ragione, perché anch'io, dopo la intervista che ho fatto a te e le musiche che ho ascoltato, mi sono innamorato dell'arbresce, sono finito in Albania. Ecco, sono andato direttamente alla fonte per capire quanto il vero arbresce sia qui in Sicilia da voi e non in Albania. Ma in Albania... Lo dico perché sì. È rimasto qui, lì si sono poi un po' evoluti, ecco, si sono immischiati. Purtroppo la storia non la scriviamo noi, è una storia che è stata scritta tanti anni fa, ci sono state tante vicissitudini, l'Albania ha sofferto tanto, noi siamo gli arbresci che purtroppo si sono allontanati dalla madrepatria. Diciamo, in Italia abbiamo trovato un terreno fertile, gli italiani sono stati, è giusto, i nostri... Parli come se tu non fossi italiano, guarda. No, assolutamente, siamo italiani al 10.000%, amiamo l'Italia profondamente. Però siamo arbresci. Non possiamo dimenticare le nostre origini, è un qualcosa che abbiamo in più di cui andare fieri, è giusto? Non abbiamo niente in meno. L'altro giorno parlavamo della rinascita dell'Italia, come abbiamo comunque contribuito in ogni fase, dalle guerre a qualsiasi altra cosa che sia successa in Italia, gli arbresci sono stati sempre in prima linea, quindi più amore di questo non ci può essere. Però avere quel qualcosa in più è una cosa che ci contraddistingue. È la nostra origine, sono le nostre radici. Se non hai radici profonde e ben salde, sarai sempre un albero. E Mariano, e anche lui al Brescia. Mariano, tu ciao. Sei al Brescia? Ciao. Sei al Brescia? Sì, certo. E tu sai parlare al Brescia? Sì, certo. Ah, sì. Beh, senti, perché mi dicevano qui che, beh, insomma, fra poco la lingua sarà curriculare. Speriamo ci sia finalmente questo passo in avanti, ce lo auspichiamo tutti da tantissimo tempo. Io faccio del mio insegnando ai miei figli a parlare in albanese, noi parliamo correntemente in albanese, e quindi noi ce la mettiamo tutta, perché comunque la scuola, materia curricolare, è tutto quello che vuoi. Ma le campane non sono in arbresce però, eh? Ma se non parli in albanese a casa non si va da nessuna parte. Grazie. Grazie a voi. Duarte, Marta, Masi, Dani, Silo, Yevi, Patu, Vierci.
3 anni fa, quando siamo venuti qui, ecco, lei era vice sindaco, ora invece assessore. Come mai è cambiata questo ruolo? Buonasera intanto e grazie per essere di nuovo qui a Piana degli Albanesi. Non c'è un vero e proprio motivo. È chiaro che nella vita bisogna sperimentare più situazioni e più posizioni. Poi quello che rimane è comunque la propria volontà e il proprio impegno nel lavorare per la cittadinanza. Assessore con deleghe pesanti, quali sono le deleghe? Tra le altre cose, quelle che diciamo mi impegnano per la maggiore sono i servizi sociali, il personale, e sport, turismo e spettacolo. Ma non c'è anche il turismo? Certamente. Turismo, siamo qui per i cannoli che sono, ecco, il biglietto da visita di Piana degli Albanesi. Voi turisticamente avete un sacco di risorse. Assolutamente sì, infatti il cannolo dal punto di vista culinario è una delle risorse che ci contraddistingue, la risorsa che proprio ci rende unici è la nostra matrice storica, la tradizione, la cultura, che è una cultura unica ma nel contempo ci fa essere una comunità plurale che vive nella pluralità, nell'essere insediati qui a Piana degli Albanesi e quindi nel vivere in Sicilia, in Italia tranquillamente ma con la propria identità. È bellissimo questo fatto degli arberesci perché proprio vi attira tanta gente qui, no? Assolutamente sì, ma attira tanta gente proprio perché vive nella nostra natura, non è una forzatura ma è un'origine che manteniamo con naturalezza. Ecco. Un'indole. Ed è arrivato il Presidente della Repubblica, sì, quindi sì. È stato un momento per voi esaltante, no? Abbiamo avuto l'onore di ospitare il Presidente della Repubblica che ha voluto fortemente appunto visitare ufficialmente i comuni arberesci della Sicilia, prima tappa qui a Piana degli Albanesi e devo dire, credo che tutti abbiamo visto l'emozione nei suoi occhi nel verificare quanto di tradizione arberesci è rimasto qui a Piana degli Albanesi. E quindi state investendo, o sbaglio, nella vostra lingua, in questo ruolo, direi io, in questa vostra seconda patria, no? Sì, amministrare e fare politica, soprattutto in una piccola comunità, vuol dire sempre investire da più punti di vista, in questo caso dal punto di vista della cultura, della lingua, e quindi creare dei ponti, anche in questo caso con la Repubblica d'Albania, per cercare di mettere su qualcosa di concreto, però non solo l'incontro ufficiale, l'incontro formale, ma mettere su obiettivi e finalità concrete che poi siano sempre godibili per tutta la comunità. Allora, parliamo di turismo. Quali sono gli appuntamenti importanti? Mettiamo caso che lei debba fare un calendario, quindi Natale, poi aprile, primavera, eccetera. Avrà un calendario in testa, no? Da assessore al turismo? Certamente sì. Partiamo dal Natale. Il Natale qui si vive oltre che con la sensazione appunto di serenità che tutti viviamo per il Natale, per quello che religiosamente significa il Natale, ma si vive con tanta passione perché le nostre funzioni liturgiche sono uniche e rimangono uniche nel tempo. Ma parliamo di, ecco, religione che non è quella cattolica. Assolutamente, noi siamo cristiani ma di rito greco-bizantino. E quindi è tutto diverso, sì, è sì, tutto sì, da sì, assistervi. È tutto da vedere, è veramente una delle funzioni emozionanti e di vera passione. Questo è per il Natale? Sì, la Pasqua, diciamo che poi la... No, siamo stati qui a Pasqua. Sì, 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 mi ricordo, siete stati qui a Pasqua per la festa di San Giorgio, abbiamo fatto un tour de force in quei giorni e credo che abbiate potuto vedere e fare vedere quello che sono le nostre caratteristiche e quello che è il nostro sentimento di festa in quei giorni. E quindi già siamo pronti per il prossimo, ma abbiamo le elezioni e quindi non sappiamo se ci siamo. Anche quelle fanno parte di un calendario, che è il calendario di tutti i comuni. Siamo pronti per le elezioni, ma noi lo siamo perché continuiamo a lavorare, diciamo, dalle nostre poltrone, tra virgolette, ma da quella che è la nostra funzione di interlocutore diretto del cittadino per Piana, questo è. Assessore, ma come si fa a mantenere tutto questo quando i finanziamenti sono sempre di meno e quando gli introiti sono sempre di meno? Devo dire che da questo punto di vista, mi onoro di dirlo, il nostro comune soprattutto da un anno e mezzo a questa parte, dal punto di vista delle politiche sociali ha saputo utilizzare tantissime risorse rimaste congelate e che sono state utilizzate proprio per la comunità. Parliamo per esempio di risorse di circa 450.000 euro che rimanevano lì, diciamo, nel dimenticatoio e che sono state utilizzate dalla nostra amministrazione, quindi con impegno di spesa, con gare, insomma tutte le procedure che ne conseguono, grazie all'indirizzo dell'amministrazione comunale, per i minori, per le disabilità, per l'istruzione, per le famiglie e per gli anziani. Un tesoretto. Devo dire di sì e continuiamo a farlo con altre risorse che ci sono state accreditate dall'assessorato Palermo. Quindi allora vice sindaco, assessore, siamo pronti per fare il sindaco allora?
Direi che essere pronti per fare il sindaco e dirlo è una cosa molto ma molto complicata, e direi che è un obiettivo che si deve perseguire e ci si può arrivare quando è il momento giusto. Quindi non si può dire sono pronta a fare il sindaco. Ci avviserà prima, no? Vi avviserò quando è il momento. Siamo arrivati alla conclusione della prima puntata dedicata a Piana degli Albanesi. Siamo tornati qua dopo 3 anni, pensate un po', per parlare del cannolo. Siamo qui davanti ad una fontana particolare, storica, perché come avete sentito potrebbe essere questa niente di meno che l'origine del cannolo. Eh sì, perché i cannoli che vedete che escono dalla fontana, non c'è acqua perché poc'anzi l'hanno chiusa, potrebbero essere molto indicativi, e quindi scopriremo nella seconda puntata di questo cannolo di Piana degli Albanesi, uno dei cannoli più buoni al mondo, forse il più buono dicono. Per questo siamo arrivati qui e quindi abbiamo intervistato tanta gente su questa filiera zero o cortissima che viene dai prati, dalla piana, fino al prodotto finito, quindi compresa la ricotta, che è ricotta di pecora. Di queste altre abbiamo parlato, appuntamento nella seconda puntata, in mia compagnia i due Fabrizi, cioè Fabrizio Naro e Fabrizio Gentile. Noi andiamo in onda ogni mercoledì, lo sapete, giovedì alle ore 21:15, replichiamo il giorno dopo alle ore 10:45, 14:45 e la domenica alle 22:45. Siamo su internet, su Facebook, su Twitter, il nostro canale YouTube è Onda TV Sicilia, mentre quello sul digitale è l'85. Franco Predichissi vi ringrazio, appuntamento a domani giovedì, sempre noi di Tutto Io.